Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con In Fondo, la nostra striscia quotidiana di approfondimento. Tra le grandi questioni irrisolte che il 2015 ripropone all'area bassanese ci sono le cronicità del sistema ferroviario, corse cancellate, treni in ritardo, una stazione ferroviaria che in città è stata spesso definita da terzo mondo. Nostro ospite oggi è l'ingegnere Dario Berti, portavoce dell'UFAB, il Comitato Utenti Ferrovie Area Bassanese. Buonasera ingegnere Berti. Buonasera. Portavoce storico, da quanti anni è che si sobbarca ormai quest'onere? Più di una trentina d'anni che faccio il pendolare, quindi. Ha ragione di sperare che il 2015 possa portare finalmente delle novità positive per gli utenti delle ferrovie del Bassanese, ma dell'intero Veneto in generale? Purtroppo temo di no, perché nel 2015 assisteremo poi al cambio al vertice della regione. Ci saranno le elezioni regionali e quindi non credo che sarà operativa la regione con decisioni di finanziamenti entro il 2015. Non c'è motivo di ritenerlo. Quindi non c'è motivo di essere particolarmente speranzosi. La linea di cui più frequentemente parlano le nostre cronache è purtroppo la Bassano-Venezia, la più rilevante per quel che riguarda il volume di traffico dal nostro punto di vista e la più martoriata, ahimè, anche dai disservizi. Vogliamo ricordare quali sono i principali? Allora, i problemi della linea Bassano-Venezia sono, diciamo, anche a seguito dell'introduzione dell'orario cadenzato, che ha portato un certo beneficio in termini di regolarità dell'orario, quindi c'è un treno ogni ora adesso da Bassano a Venezia e poi nella parte, diciamo, più a sud della linea, da Castelfranco a Venezia e anche poi da Noale a Mestre, c'è una intensificazione del servizio. Il servizio è raddoppiato da Castelfranco, quindi ci sono due treni all'ora, e da Noale addirittura tre treni all'ora. Il problema è la linea. La linea è una linea a binario unico e quindi i treni si devono incrociare in linea e questo è un grossissimo problema, specialmente nella tratta limitata a sud di Noale, perché ci sono a questo punto sei treni all'ora che vanno, tre scendono e tre salgono, e tra due stazioni dove è possibile fare l'incrocio c'è una percorrenza di 10 minuti. Allora, 10 minuti moltiplicato 6 fa 60, quindi vuol dire che non ci sta nulla in mezzo. E un qualsiasi ritardo di un treno, un qualsiasi problema di un treno si ripercuote su tutti i treni successivi che vanno nelle due direzioni. Quindi appena si verifica un inconveniente, salta tutto il sistema. E questi treni che spariscono, queste cancellazioni improvvise delle corse, a cosa sono dovute? Sono dovuti proprio a questo, al fatto che con il cadenzamento il treno che arriva a Bassano da Venezia, per dire, sosta una quindicina di minuti e poi inverte il percorso e torna a Venezia. Se non arriva, non parte. Non c'è il materiale disponibile per farlo partire e quindi viene cancellato. A metà novembre è stato organizzato finalmente un incontro tra Trenitalia, Regione, pendolari, amministrazioni comunali per parlare dei problemi della Bassano-Venezia. Quali impegni concreti siete riusciti finalmente a spuntare? Beh, di impegni concreti purtroppo devo dire che non se ne sono presi i funzionari di Trenitalia della Regione con i quali abbiamo parlato. Abbiamo esposto noi, come gli altri comitati delle linee, e con la presenza delle amministrazioni locali, per Bassano era presente l'assessore Vernillo ad entrambe le riunioni, che ha rafforzato, diciamo, quello che noi siamo andati a dire, quali sono i problemi della nostra linea. Così hanno fatto tutti gli altri comitati con i loro poi rispettivi sindaci dei vari centri attraversati della linea, e quindi il quadro ce l'hanno in regione
e hanno trasmesso, diciamo, queste esigenze a Trenitalia, almeno questo è quello che dicono di aver fatto. Però da qui a prendere iniziative e modificare qualcosa, credo che il passo sia molto lungo. C'è stato un primo risultato forse nell'essere stati ascoltati, perché finora è stato difficile avere anche questo. Sì, sicuramente è una cosa molto positiva quella di aver creato questo tavolo tecnico, diciamo, nel quale si mettano insieme tutti i problemi, perché i problemi non possono essere quelli di un centro che poi confliggono con quelli di un altro centro. Allora, c'è chi vuole che i treni si fermino dappertutto lungo la linea, e noi, per esempio, che abbiamo percorrenze superiori all'ora e 10, non vogliamo che i treni fermino dappertutto, perché il servizio tornerebbe a essere quello di un paio d'anni fa, quando la percorrenza media era 1:25, 1:30. In quell'incontro si è parlato anche del degrado di molte stazioni ferroviarie, quella di Bassano in primis, marciapiedi senza pensiline, barriere architettoniche, oblitratrici che mancano e quelle che ci sono spesso non funzionano. Com'è possibile che un nodo ferroviario importante come quello di Bassano sia ridotto in queste condizioni, e quale riqualificazione è realisticamente sperabile? Beh, allora, noi abbiamo esposto, e l'assessore Vernillo ha rincarato la dose, evidenziando che i problemi della stazione di Bassano sono tutti, direi, tutti, dal cominciare dalle pensiline che sono mancanti, quindi quando piove non c'è neanche modo di ripararsi, e la gente adesso sosta nelle rampe scale perché lì c'è un po' di copertura e quindi impedisce anche il passaggio e l'accesso ai marciapiedi. È una cosa veramente assurda, vergognosa, sì. da come dicevamo, abbiamo detto più volte, da terzo mondo, insomma. Allora, pensiline che mancano, le rampe di accesso ai binari sono insufficienti come dimensioni e al limite della non corrispondenza alle normative, sono proprio al limite perché sono pericolose, cioè sono persone che sono cadute, si sono fatte male, c'è che manca qualsiasi dispositivo per l'accesso alle persone portatori di handicap. Pensi che allora, il servizio di incarrozzamento è garantito, cioè c'è personale che può mettere materialmente sul treno la carrozzina con un apposito macchinario, ma deve essere avvertito un giorno prima per telefono che a quell'ora la persona avrà necessità di salire su un treno. Se questa persona dovesse cambiare programma e prendere il treno dopo, non troverebbe nessuno ad agevolare questa operazione, insomma. Quindi è inesistente anche lì come servizio. Poi la biglietteria, come diceva lei, non ci sono le obliteratrici, non funzionano, le macchine emettitrici sono sempre fuori servizio e non funzionano con le carte di credito normali, bisogna avere carte di credito particolari o con PIN. Non c'è una obliteratrice lato est, diciamo lato del parcheggio, lato est dall'altra parte rispetto alla stazione. Potrei continuare, insomma, però. Gli interventi necessari non sono tutti costosissimi, quanto bisognerà aspettare ancora? Ma guardi, il problema fondamentale è che la Regione Veneto investe pochissimo nelle infrastrutture, è una delle regioni che investe di meno. E lo evidenzia anche il recente rapporto di Legambiente che è uscito a metà dicembre. La Regione del Veneto è al decimo posto in Italia per investimenti legati al servizio e alla disponibilità di materiale rotabile. Quindi diciamo che sarebbe ora che davvero si riportasse il trasporto ferroviario al ruolo che deve avere, e non avere attenzione e fondi soltanto per le autostrade. Appunto, il progetto del sistema metropolitano ferroviario regionale di cui tanto si è parlato, a che punto è? I ritardi mi sembra che siano decisamente pesanti. Guardi, allora, del sistema ferroviario metropolitano regionale se ne parla ormai da, penso, più di 20 anni.
perché è iniziato più di 20 anni fa il progetto, sono realizzate alcuni interventi nelle stazioni, hanno creato anche dei parcheggi, però è finita lì, insomma, non è che è cambiato il sistema. Il materiale rotabile che arriva per una necessità di avvicendamento di mezzi obsoleti, quindi non cambia nulla, insomma, non è mai entrata in servizio un sistema ferroviario metropolitano. Noi abbiamo parlato prima della Bassano-Venezia, un altro incontro si è svolto per parlare anche della Bassano-Padova, una linea che negli ultimi tempi avrebbe conosciuto un notevole peggioramento del servizio, stando proprio anche al rapporto Pendolaria 2014 di Legambiente a cui lei faceva riferimento prima. È così? Sì, è così senz'altro, perché l'introduzione dell'orario cadenzato ha collocato la partenza dei treni da Bassano in una fascia oraria che non consente di arrivare in tempo utile a Padova per lavoro o per studio. Diciamo che si perde quel vantaggio, insomma, serve almeno 15-20 minuti prima, bisogna arrivare a Padova di quando uno ci deve essere all'università o al lavoro. Quindi il fatto che i treni partano ai minuti 40 da Bassano non funziona perché ci mettono un'ora e 4 minuti, quindi arrivano ai 45, siamo proprio al limite. È una scelta di impostazione degli orari che non è funzionale. Per questa linea le vostre richieste quali sono? Ecco, allora noi abbiamo chiesto appunto di anticipare la partenza da Bassano, perché l'ideale sarebbe che i treni che partono per Venezia abbiano un corrispondente treno che parte per Padova, perché Bassano ha una funzione importante anche di snodo con la Valsugana. Allora, il treno che arriva dalla Valsugana deve trovare coincidenza in un ragionevole lasso di tempo per Venezia e anche per Padova, quindi sarebbe importante che i due treni, Venezia e Padova, partissero alla stessa ora, allo stesso minuto, voglio dire. Stessa cosa sarebbe per il ritorno, perché quando arrivano a Bassano poi troverebbero entrambi la coincidenza per la Valsugana. Quindi noi questo abbiamo chiesto. Poi abbiamo chiesto che venga migliorata la coincidenza su Vicenza-Cittadella, perché sappiamo tutti qual è l'importanza di avere un collegamento con Vicenza, anche se ne è parlato molto anche in relazione alla cancellazione del Tribunale di Bassano, no? Quindi se c'è un interesse così, così rilevante per il trasporto su Vicenza, sarebbe importante che ci fosse un trasporto pubblico decente. Poi abbiamo chiesto anche che ci sia una copertura di fasce orarie maggiore, perché i treni la mattina partono troppo tardi, i primi, e alla sera il servizio finisce troppo presto rispetto alle esigenze, quindi una estensione. Questo vale per la Bassano-Venezia, ma soprattutto per la Bassano-Padova. Un'altra linea di cui invece si parla meno è quella per Trento, lei ha accennato prima. Noi ne abbiamo parlato l'estate scorsa perché il traffico ferroviario è rimasto bloccato da fine luglio a inizio settembre per dei lavori di manutenzione che hanno creato parecchi problemi ai cicloturisti che hanno visto venire meno il servizio di trasporto delle bici. Lì come siamo messi? Beh, siamo messi che il servizio viene gestito direttamente dalla regione Trentino. La differenza si vede? La differenza si vede abbastanza. Viene gestito, è abbastanza regolare il servizio, non si può dire di no. C'è un treno ogni ora che ha una percorrenza però molto molto lunga, cioè 2 ore 12-15 minuti per arrivare a Trento, non sono assolutamente competitivi rispetto al mezzo privato, no, all'automobile, perché ci si mette molto meno per strada per andare a Trento, quindi non è ancora un servizio che può competere.
In passato l'UFAB si era lamentata con l'amministrazione comunale di Bassano per un certo disinteresse nei confronti della questione ferroviaria. L'aveva definita latitante su una questione comunque strategica per il nostro territorio. Il nuovo sindaco Poletto ha lanciato la sua campagna elettorale proprio partendo dalla stazione ferroviaria. È cambiato effettivamente qualcosa? Beh, dal punto di vista dell'attenzione devo dire di sì. Adesso abbiamo un dialogo in corso costante con l'amministrazione, come dicevo prima l'assessore Vernillo ha partecipato a entrambe le riunioni che sono state in regione, quindi le istanze diciamo della nostra area sono state ben rappresentate in regione dalla presenza dell'amministrazione di Bassano. Cosa può fare l'amministrazione? Beh, guardi, la cosa fondamentale che deve fare l'amministrazione è quella di coalizzare, raccogliere tutti i comuni del comprensorio, tutti quelli il cui traffico conferisce verso la stazione di Bassano e fare un fronte comune, perché bisogna avere un peso, una massa critica per poter ottenere risultati. Credo che sia questo l'unico modo. Senta, i prezzi dei biglietti, degli abbonamenti l'anno scorso mi pare siano rimasti sostanzialmente congelati. Per il nuovo anno cosa vi attendete? Dei rincari? Beh, allora, purtroppo credo di sì, perché non essendoci stati rilevanti aumenti nei biglietti, quelli dei pendolari l'anno scorso, quest'anno non si potrà evitarlo. Negli ultimi 4 anni l'incremento è stato circa del 15%, quindi questo è il trend. Ciclicamente si annunciano delle class action nei confronti di Trenitalia per i disservizi. La regione dice sempre di volersi rivalere per il mancato rispetto del contratto di servizio, ma si passa mai dalle minacce ai fatti? Allora, in passato sono state queste multe che sono state comminate alla Trenitalia dalla regione, che poi si sono verificate poi con uno sconto che è stato applicato agli abbonamenti dei pendolari. Nel 2013 questo non è accaduto, non c'è stato nessun rimborso ai pendolari da parte della regione per i disservizi, e devo dire che i disservizi dell'anno scorso sono stati molto maggiori di quelli dell'anno precedente. Bene, speriamo che nel 2015 qualcosa possa effettivamente cambiare in meglio o almeno non peggiorare. Il nostro tempo a disposizione si chiude qui. Ringrazio Dario Berti, ringrazio voi. Grazie tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con In Fondo torna domani. Arrivederci.